Allora, bentornati su RTL 125 News. Andiamo un po' dai nostri ospiti. È arrivato Daniele Bertocci, che è qui con noi. Pensate, giornalista sportivo under 30, premiato, bravo, elegante, insomma, spigliato. A lui do il benvenuto su RTL 125 News. Ciao Daniele. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, c'è anche Cristian D'Antonio di The Way Magazine. Ciao Cristian, buon pomeriggio. Buongiorno, ben ritrovati, grazie. Buon pomeriggio anche a te. Allora, subito voglio chiedere però al nostro amico giornalista sportivo un commento a caldo sulla possibile riapertura anche degli stadi, perché si sta parlando di questo da ieri. Credo che, l'abbiamo già detto, a momenti ci sarà la conferenza stampa di Draghi, magari sapremo di più, però c'è già stato un segnale di apertura ieri. Diciamo così che gli stadi chiusi ad oggi è un peccato capitale, nel senso che, come si diceva a suo tempo, se gli stadi sono chiusi il calcio italiano, soprattutto in questo momento, fa ancora più fatica, no? Già che sta faticando nelle coppe, ma con gli stadi chiusi senza pubblico, senza performance economico-finanziarie, sicuramente caschiamo un po' in basso, se vogliamo essere onesti. Allora, questo sicuramente, però dobbiamo anche dire che vanno rispettate le misure di sicurezza, quindi ovviamente il contenimento degli spettatori è fondamentale ed è stato necessario per poter scongiurare questa pandemia che globalmente ha messo in ginocchio non solo il calcio, ma decine e decine di settori. Sicuramente la riapertura degli stadi con un numero programmato di persone, così come dei teatri, così come dei cinema, con delle linee guida che poi scopriremo nelle prossime ore, è già un segnale di ripartenza. Di questo stavamo parlando poco fa anche con degli ospiti che si occupano di musica. A proposito di musica, ieri ad RTL 125 è intervenuto il sindaco di Verona, che ha parlato, lo dicevo poco fa, dell'Arena, questo grande teatro, con la possibilità di un ritorno alla pseudo normalità, quindi con circa 6.000 persone come capienza. Ecco, gli stadi potrebbero seguire questo modello. Penso di sì, soltanto che bisogna fare molto in fretta, perché già comunque c'è stata una piccola apertura, no, delle istituzioni nei confronti dei campionati europei di giugno, e bisogna fare molto in fretta, perché la gente probabilmente oggi più che mai è stanca e ha voglia anche di sfogarsi un po' da questo lockdown che ci ha un po' condizionato. Lo sport diciamo è anche competizione sana e piace un po' a tutti, è ovvio. Intanto c'è un'ultima ora che leggo e in radiovisione potete anche voi